detto anche in altre sedi, della città, di quale potrebbe essere ovviamente il futuro della nostra città, gli spazi di Lucca. Ovviamente a questo tavolo non vedete al momento il senatore Casillo, che è l'assessore all'urbanistica, influenzato e quindi purtroppo anche lui vittima di questo virus che gira in questi giorni. L'obiettivo di questa sera è quello di dare, diciamo così, una visione pubblicistica a questo book, attraverso queste, come detto, altre iniziative che partono semplicemente da idee, da proposte che saranno frutto di ovviamente di collaborazione, di critica, di proposta, non soltanto ovviamente dalle parti politiche che sono già attive rispetto a questa tematica, ma anche, ci auguriamo, da parte della cittadinanza. Un ringraziamento va per questa serata in particolare ad Emilia e Francesco, che hanno lavorato per questa proposta, che giudicherete voi. È una proposta veramente bella, frutto semplicemente di un'idea nata da un gruppo di amici e che cercheremo ovviamente di realizzare. Io ovviamente mi riservo poi di fare altri tipi di valutazioni, lascio al momento la parola all'architetto Formato per il suo intervento e per la sua relazione. Prego.